Generale, Lady Freya. Mimir, Milady. Skjaldmeyer. Blessadur, hai già trovato la traditrice Gna, cara Freya? È morta. Sapevo che Freya avrebbe rovinato quella miserabile. Le hai strappato le ali? Dimmi che le hai strappato no, le ali! No, di sicuro le hai sfilato la spina dorsale. Un classico, l'avrei fatto anch'io. Freya è stata agile e giusta nel suo assalto finale. Oh, signore, se solo ci foste state. Un giorno ci racconterai tutta la storia. Aspetta un momento. Quello è... Il martello di Thor e sua figlia. Sarai fiero di me, padre. Bene. Buon per lei. Sento di nuovo delle voci. Sei l'amico di Atreus. Ah, oh, ciao. Ehi, sei il padre di Loki, vero? Ti ho visto durante il Ragnarok. Sono Skjoldr. Il ragazzo che sta organizzando i Midgardiani sfollati. Che stai facendo? Loki mi ha raccontato che Odino l'ha invitato ad Asgard e gli ha dato una moneta degli Aesir che tu hai gettato via e, beh, ho pensato di venire qui a cercarla. E non ci crederai, ma l'ho trovata. Però... è incastrata, perché... beh, a quanto pare sei parecchio forte. Mi dispiace, volevi tenerla? No, è tua. Davvero? Deve essere preziosa. Cioè, non che sia questo il motivo per cui la stavo cercando, ma se per caso dovessi vendere un manufatto asgardiano toccato da almeno 3 dei, mi aspetterei di ricavarne... beh, una bella somma. Abbastanza da comprarmi una barca e andarmene altrove. La moneta è tua. Buona fortuna. Grazie, anche a voi. E se vedete Trud... no, non importa. Volevi qualche notizia di Trud? Trud? Avete visto Trud? Come sta? Sta bene. Ha recuperato il martello del padre. Wow, fantastico. Non temete, farà del bene con quell'affare. È una persona incredibile. Forse la mia preferita. Cioè, non in quel senso, non ha tempo per i ragazzi, ma a me non importa, lei è semplicemente fantastica. Sbaglio o comincia a fare caldo? Perché io sento un gran caldo. Sarà il disgelo? Oh, Kratos, Freya, bentornati. Mimir? Lady Sif. Freya, vederti qui di persona significa molto. La prima degli Aesir a visitarci in pace. In realtà, Altezza... è la capacità di perdonare dei Vanir che significa molto. Sappiamo che Asgard era molto più di Odino e dei suoi Ainerir. Se ci aiuteranno a ricostruire, potranno restare. Aesir e Vanir che vivono insieme. Non pensavo fosse possibile. La mancanza di altre opzioni per gli Aesir ha facilitato le cose. Oh, Mimir... è stato un vero piacere non ascoltare le tue ciance per gli scorsi 100 inverni. Mi scusi, Milady. 100 inverni con Mimir a corte. Penso che preferirei venire esiliato. Già. Ah, quante storie ho. Davvero? Racconta. Bene, tutto sembra in ordine qui. Le questioni diplomatiche sono risolte. Lasciamo questi due ai loro piani, eh? Ma al lavoro, allora. Dove potremmo posizionare i granai e le cascine? Non facciamo queste cose qui. Il regno ci fornisce tutto ciò che ci serve. E se l'inverno fosse rigido? Se il cibo marcisse? Faremmo la fame e impareremmo. Se non aveste dato fuoco a Freyr per aver provato a insegnare... Non ho acceso io il fuoco. Ma ero lì ad assistere. Anche dopo la sua morte, il malgoverno di Odino persiste. Se collaboriamo, spezzeremo questo ciclo più velocemente.
Birger? Come ti senti? Mi dispiace essermi perso l'azione. Avrei voluto vedere Asgard cadere. Ma non avevi le forze. Inoltre hai fatto già abbastanza per la causa. Ti meriti di riposare. Sì, è il momento per questo vecchio guerriero di gettare le armi e trovare un posto tranquillo. E lasci indietro i tuoi amici. Mi mancherà la loro compagnia, sì. Ma presto qui bisognerà ricostruire. Non è esattamente il posto tranquillo che cerco. In realtà conosco qualcuno che vive da solo in un posto tranquillo, a cui farebbero comodo il tuo aiuto e la tua compagnia. Mi piacerebbe. Gli assassini che ti cercavano ora sono morti. Salve anche a te, Kratos. Per chiarire, è probabile che i tuoi ex fratelli, i viandanti, ti abbiano marchiato come eretico. Volevano te, ma prima hanno trovato Kratos. Grazie. Vi chiedo scusa. Le mie decisioni non avrebbero dovuto portarvi violenza. Quando ho scoperto che la via dei viandanti era solo un'altra delle bugie di Odino, ho sperato che i miei fratelli mi seguissero fuori da essa. Credo che non l'abbiano fatto. Beh, sei salvo. Per ora, almeno. È così. E grazie. Ancora. C'è qualcuno dentro? Sì. C'è già un bel calduccio, eh? Birgir! Ciao. Sei venuto? Sì. Mi è parso il posto perfetto per me. Potrei scrivere un libro. È casa tua, se vuoi che me ne vada. No. È giusto che abbia qualcuno. Ti fermi qui? C'è ancora molto da fare. Allora aspetteremo. E quando vorrai riposare, il fuoco qui sarà acceso. Grazie, Birgir. Oh, porca! Ancora tu! Salve, amici, di cosa volete parlare? Detto questo, sarò felice di parlare di qualsiasi altra faccenda. C'è una domanda che vorrei farti. I tuoi tratti caratteriali che proietti nelle forme spettrali spariscono del tutto in te? Supponiamo che abbia un amico desideroso di liberarsi della sua malinconia o della sua tendenza a intristirsi. Capisco, ma temo non sia così semplice. Le mie proiezioni spettrali mi danno un po' di respiro emotivo, ma è solo temporaneo. Se non li riaccolgo, iniziano a marcire, per così dire. Marcire? Sono concentrati di un'emozione e se lasciati soli troppo a lungo l'emozione si nutre di se stessa e diventa sempre più pronunciata. Così periodicamente devo riaccoglierli, elaborare il loro bagaglio emotivo dentro di me e poi espellerli di nuovo una volta ricaricati. Ah, assorbire tutte quelle emozioni in una volta deve essere dura. Oh sì, è parecchio spiacevole, anzi terribile. Non lo consiglio. Beh, buona fortuna con il vostro amico, Mastro Mimir. Viaggiate molto e in sicurezza, amici miei. Vorrei rimanere solo, grazie. Certo. È ancora qui. Già. Ma non più in catene. L'hai liberata? Ci ho provato, ma come vedi... Anche se non ce la facesse, una sua parte apprezzerebbe il gesto. Se lo dici tu. Sono stato prigioniero di Odino, come questa creatura, come te. Presumo la testa te l'abbia tagliata Kratos,
Già. E lo disprezzi perché non ha liberato il tuo corpo? Certo che no. Ma allora potresti comprendere come si sente questa creatura. Ah. Ti lasciamo in pace. Frey ha creato la pace. Una sorta. Avrei voluto esserci. Sicuramente anche lui. Se volete scusarmi, vorrei rendere omaggio a tuo fratello come desidero io. Ma certo. Andiamo, Kratos. Li hai salvati, Freya. Non è vero. No. L'hai fatto. Io ho inciso le pareti di una cella mentre il mondo attorno a me finiva. Tu sei tornata dalla tua gente. Hai sopportato il loro odio. L'hai aiutata a crescere. Freyr e i soldati. Sono sopravvissuti. Hanno resistito. Ma c'è un motivo se tutto è cambiato dopo che la dea Freya è tornata a casa. Il tuo amore per questo posto. Lo sento. Un profumo nella brezza. Tutti lo sentono. Questo amore ti fortifica. Fortifica la tua gente. È stato la tua vittoria. Ti ringrazio. Cosa è successo? Surtur si è sacrificato per Ragnarok. Forse ha trovato la pace, dopo tutto. Ho sempre provato pena per lui e Sinmara. È ancora viva, se desideri parlarle. Sono stato brevemente a Niflheim. Dal regno si alza un pianto. Credo che lei sia in lutto. E potrebbe rimanerci ancora a lungo. È Tyr. Che sta facendo? Parla. È silenzioso. Si parla anche in tanti altri modi.